Ciao a tutti! Oggi prepareremo la schiacciata ai funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore e 40 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, farina di semola rimacinata, acqua, latte, olio evo, sale, lievito di birra fresco e zucchero. Per il ripieno, funghi misti surgelati, besciamella, aglio, prezzemolo, olio, sale, pepe e mozzarella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando l'impasto. Mettere nel boccale il latte, l'acqua, il lievito e lo zucchero. Ed azionare il bimby per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina di tipo manitoba. La semola. L'olio e il sale ed impastare in modalità spiga per 5 minuti. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in forno spento con luce accesa per 2 ore. Senza lavare il boccale, nel frattempo preparare il ripieno. Mettere l'aglio, l'olio ed insaporire per 4 minuti. 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio. Aggiungere i funghi, il sale, il pepe e cuocere per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Togliere il liquido in eccesso. Abbiamo tolto il liquido in eccesso, aggiungere adesso la besciamella. Il prezzemolo ed amalgamare per 1 minuto, antiorario, velocità soft. Trasferire in una ciotola e lasciare raffreddare. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, dividerlo in due parti e posizionare la prima parte su un piano di lavoro infarinato. Stenderla con il mattarello formando un rettangolo. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Aggiungere il composto di funghi. Livellare bene. Aggiungere la mozzarella.
mettere momentaneamente da parte e stendere il resto dell'impasto. Posizionare sopra e chiudere bene i bordi. Spolverizzare la superficie con la semola. Se lo gradite, decorate l'esterno con qualche funghetto e cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 25-30 minuti circa. La schiacciata è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuovere dallo stampo e servire. Schiacciata ai funghi. Grazie e alla prossima ricetta!